Si chiude il girone di andata nella seconda categoria, girone C, quello della delegazione di Catanzaro, e ironia della sorte il calendario riservava proprio per questa giornata lo scontro al vertice tra le prime due della classe, Amatori Le Castella e Polisportiva Palermitti. Lo scontro al vertice va alla squadra ospite, la Crotonese delle Castella, che con un perentorio 5-2 riescono ad avere la meglio sulla squadra di Maurizio D'Amico e portarsi quindi in testa alla classifica da soli con 3 punti di vantaggio appunto sulla inseguitrice. Una partita abbastanza bella, ben giocata da tutte e due le squadre, ha avuto la meglio la squadra ospite proprio perché è riuscita a partire meglio appunto in fase di partenza della gara, con un 2 gol segnati con un contropiede da Berlinghieri e poi un'autorete che metteva la squadra del presidente Truglia all'inseguimento, squadra che riesce ad accorciare la distanza con il solito Fabio Marino, che porta il risultato sul 2-1, anzi sull'1-2 per la precisione, e poi il tutto si è in pratica completato nella finale del primo tempo, quando la squadra di casa lamenta una mancata concessione di un calcio di rigore per un fallo di mani in aria dei crotonesi, mentre sulla ripartenza ne assegna uno di calci di rigore alle Castella, che porta la squadra appunto in trasferta sul 3-1 e finisce il primo tempo. Nel secondo tempo, con giocatori come Berlinghieri e Francesco Papaleo, è tutto molto più semplice, perché il Palermiti che si mette ad attaccare poi viene trafitto appunto dalla veloce ripartenza dei due attaccati, che con 2 doppiette appunto portano alla propria squadra a vincere questo incontro. Diciamo che è finito il girone d'andata, come dicevamo, però c'è tutto un girone di ritorno e hanno un certo margine le due squadre, perché a seguire poi in classifica ci sono 25 punti la Sersalese e il Petronà. La Sersalese che è fermata sul pareggio 0-0 a Torre Melissa, e il Petronà che invece riesce a ribaltare l'iniziale svantaggio contro lo Sporting Cacuri, vincere 3-2 e quindi raggiungere appunto la terza posizione. In quinta posizione si sistema l'Academy Girifalco, che vince 1-0 con un gol di Ferraina all'82esimo contro lo Sporting di Crotone, e quindi adesso si crea un vuoto di tra la quinta in classifica e le altre, perché ci sono ben 8 punti di vantaggio proprio tra Girifalco e le altre squadre che sono in testa, quindi 9 squadre racchiuse in 6 punti appunto dai 15 di Cotronei e Sporting Crotone ai 9 di Cacuri. Dobbiamo segnalare poi per il resto della giornata la vittoria in trasferta dello Skill Legion proprio a Cotronei con un gol di Andrea Stagliano, e il pareggio 0-0 tra Amaroni e Nuova Valle, uno derby che si gioca a Valle Fiorita, anche se in casa era l'Amaroni, e l'altro 0-0 che abbiamo già segnalato, quello della Sersalese. L'ultimo risultato, Real Giano Real Cropeni 1-1 nella giornata della mattinata, con i gol di rigore di Bevacqua per lo Giano e di Costantinescu per quanto riguarda il Real Cropeni.